Si è svolto a Cerbara il primo appuntamento che ha aperto il ciclo di assemblee pubbliche con la popolazione che si articoleranno tra maggio e giugno e sono organizzate dall'amministrazione comunale di Città di Castello e Sogepu. L'assessore all'ambiente Tifernate Luca Secondi spiega a cosa sono finalizzati questi incontri. L'amministrazione non ha solo il dovere giustamente di programmare e scegliere, ma ha anche il dovere di rendicontare. Il rendicontare i risultati raggiunti sulla raccolta differenziata con il sistema porta a porta, quindi vengono illustrati insieme all'azienda Sogepu quelli che sono i risultati che si sta ottenendo e ovviamente anche i programmi futuri di sviluppo, sia nella erogazione di nuovi servizi, di nuove tipologie di servizi, sia come verrà strutturato i servizi in futuro anche in base ai risultati raggiunti e ovviamente anche le prospettive che sono elementi fondamentali di quello che sarà l'impiantistica, la realizzazione dell'impiantistica o quant'altro, quello previsto dal piano d'ambito che è recepito dal piano industriale della nostra partecipata. Questo per dire che si guarda a 360 gradi il servizio della gestione dei rifiuti perché è questo il modo migliore per riuscire a identificare quelle che sono le scelte più ottimali. Questo è, però passa attraverso una piena partecipazione dei cittadini, lo ritengo fondamentale perché le scelte è vero che spettano alla politica, che ha la responsabilità di decidere e di scegliere, ma questo non può non passare anche attraverso la condivisione con i cittadini. Tra gli argomenti trattati anche quello della tassazione, in particolare la TARES. Sì, la TARES è un nuovo regime fiscale che il governo precedente ha identificato come tipologia di imposta che colpirà, e questo il termine non è casuale, colpirà tutti noi, tutti i cittadini, perché è un'imposta che coinvolge anche la tassa dei rifiuti, non è solo la tassa dei rifiuti perché c'è anche un'integrazione a livello statale, ma cercheremo di illustrare come è strutturata questa nuova tassa che onestamente appesantirà quella che era la tradizionale tassa dei rifiuti e ovviamente noi in queste occasioni cercheremo di dare delucidazioni e spiegazioni sperando onestamente che di qui a poco questa sia tolta e il governo reintervenga nella materia ridisciplinandola e rendendola più equa.